puntuale e preciso come sempre. E Fulvio Sarzana, a tutti voi noto, Fulvio è un avvocato, noto agli uffici, l'altro sabato siamo stati all'interprete a fare una cosa molto carina e alla fine siamo con due piccoli occupanti di paese che vanno in giro una piazza da allora dicevo Fulvio è molto attivo e io ci tengo diciamo a definire una persona, un avvocato che si fa molto attento alle pieghe di alcuni aspetti del diritto e spesso prende le parti dei soggetti come tra virgolette minoritari, cioè quindi che rischierebbero di essere schiacciati in qualche modo dalle procedure. E do subito la parola naturalmente anche a te Fulvio, anche a te Fulvio vi invito a trasmettere all'interno dei 10 minuti e quindi a te la parola sentire la tua opinione su questa materia che come Alberto ha sottolineato è estremamente complessa, ha dei tempi un po' strani e forse anche un po' di organizzazione. Grazie Raffaele, ringrazio la mia senatora che mi ha voluto questo tavolo, mi ha messo l'onore essere qui e poter portare il mio contributo. Mi sentite? Allora io inizierei proprio dal concetto appunto che ho espresso l'articolo 13 di questa proposta di direttiva, quindi la possibilità che vengano in qualche modo apposti dei figli, comunque ci sia la possibilità, la fonte delle piattaforme di poter posizionare dei strumenti in grado di poter in qualche modo limitare poi la messa a disposizione di contenuti protetti da diritto. Una proposta, a mio giudizio, che è estremamente non solo pericolosa, ma soprattutto atecnica, sia dal punto di vista della definizione normativa, la proposta della Commissione parla di una grande quantità senza specificare effettivamente quale sia questa quantità, quindi quando è che deve essere a posto questi figli, quale condizione, quale numero. Quindi ricordate bene che la normativa poco chiara è quella che poi determina poi le maggiori controversie in sede giudiziale, quindi bisognerebbe che la Commissione utilizzasse delle parole più chiare per evitare poi i cinesi. Ma l'articolo 13 appunto affigge in capo agli intermediari una responsabilità per la proposizione di contenuti protetti dai tutori, fa qualcosa che fino ad oggi le normative europee non facevano. E cioè attribuiscono in maniera diretta agli intermediari la responsabilità per la messa a disposizione di opere fatte da terzi. Cioè fino ad oggi il concetto di comunicazione al pubblico di un'opera protetta dal diritto d'autore previsto dall'articolo 3 della direttiva 21/2009 e riprodotta dall'articolo 16 della legge sul diritto d'autore di fatto considerava atto di comunicazione al pubblico quello posto in essere da un soggetto che direttamente poneva sulla rete internet o comunque metteva a disposizione l'opera pubblica. L'articolo 13 risposta questo atto di comunicazione al pubblico, cioè con una fictio iuris fa sì che l'atto di comunicazione al pubblico non sia più quello del singolo utente, ma sia quello della piattaforma. Cambia così radicalmente, perché sta dicendo praticamente a Google, ai beni, a tutti gli intermediari che la responsabilità è loro della prestazione dei servizi, soprattutto UGC, User Generated Content. Quindi va a impattare fortemente sul concetto di internet, come noi lo conosciamo, sul concetto comunque di consumatore e di libera circolazione dell'informazione. E è quello che sta accadendo, il grimaldello che la Commissione e diciamo coloro che vogliono una ipernormazione sul diritto d'autore stanno facendo è quello di agire proprio sul diritto di comunicazione al pubblico, cioè dall'articolo 3 della direttiva. Che succede sostanzialmente? Che siccome non si riesce di fatto a penalizzare i link, cioè provato in tutti i modi a introdurre la link tax a danno di Google o comunque la responsabilità per link, siccome non ci si riesce perché in sede europea c'è una forte contrapposizione, allora si cerca in qualche modo di aggirare lo Stato e si dice. Per esempio, diceva Riccio, parlava della giurisprudenza Svensson di Terca, sono sentenze oramai della preistoria, cioè sono sentenze del 2014-2015 che oggi sono completamente cambiate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia che cosa fa? A un certo punto ha esercitato un ruolo di carattere politico, nel 2016-2017 ha cambiato radicalmente la propria giurisprudenza, da che diceva che non c'è la possibilità di fare obblighi generali di sorveglianza, da che diceva le link erano comunque consentite, ha cambiato radicalmente la propria giurisprudenza, affiggendo in capo all'intermediario la responsabilità delle azioni compiute da terzi. Stiamo parlando di casi Finch Peller,
e Pirate Bay, Zico Pirate Bay, entrambi del maggio 2017, in cui che cosa ha fatto la Corte di Giustizia? Ha detto sostanzialmente, nel caso di Fitch Pellet si trattava di un dispositivo che convertiva le, diciamo, lo streaming sul web e lo faceva diventare disponibile sulla televisione. È un dispositivo di carattere tecnologico neutro, che poi ovviamente con questo dispositivo io potessi andare su internet e mettere sulla mia televisione anche file protetti dal genitore, doveva guardare una fase successiva. Ma se io invento qualcosa e do a disposizione ai cittadini di poter trasformare le emissioni internet in televisione, quello in realtà non per rimanere. E invece la commissione della Corte di Giustizia ha detto no, perché anche in quel caso c'è una violazione del diritto alla comunicazione al pubblico, estendendo quindi in maniera enorme il concetto di comunicazione al pubblico, al fine di far sì che, poiché la tecnica consente la riproduzione di N contenuti proietti da televisore, allora si va alla fonte. Non è più l'utente che lo fa, ma addirittura l'intermediario deve prevedere dei filtri per evitare che ci sia questa ipotesi di comunicazione al pubblico. Stessa cosa per Pirate Bay, Ziggo, Share Pirate Bay del maggio del 2017. Voi direte, no, Pirate Bay è un pirata, va bene. Però nella sentenza Ziggo Pirate Bay si affronta un tema che è quello di user generated content, cioè il tema di quello che noi conosciamo essere ad esempio YouTube, anche se ovviamente non è coinvolto nel procedimento. Però si dice in quella sentenza, è atto di comunicazione al pubblico e dell'intermediario consentire a un terzo di poter mettere file protetti dal diritto d'autore, e quindi la responsabilità direttamente va in capo all'intermediario. E quindi ecco che cosa sta facendo la legislazione della Corte di Giustizia, sta estendendo in maniera enorme il concetto di comunicazione al pubblico per consentire di monetizzare qualsiasi violazione della legge sul diritto, qualsiasi messa a disposizione, perché guardate bene che i titolari dei diritti hanno una sola grande volontà, quella di far pagare qualsiasi contatto che il diritto d'autore ha con il web, con qualsiasi quotazione, in modo da renderlo monetizzabile. E qui arriviamo alla seconda parte dell'articolo 13, perché l'articolo 13 praticamente ti dice devi mettere dei filtri per poter evitare che i tuoi terzi rispondano, altrimenti ne rispondi direttamente tu in base al principio di comunicazione al pubblico. Ma comunque guarda, accordati con le associazioni di proprietà del dottore, che anche quella è una Google, è una norma Google, perché praticamente sta dicendo, guardate, tu devi utilizzare il sistema content di YouTube, tu devi pagare, comunque ti devi accordare con le associazioni editoriali, con le associazioni per in qualche modo regolare questa violazione del diritto. Quindi, diciamo, ha ragione Riccio, ma dice non si può tra Long Island e New York. Long Island dovrà essere la residenza onoraria dei ricchi newyorkesi. Allora, che cosa fece Moses? Fece un ponte molto piccolo, perché voleva evitare gli italiani, gli olandesi, che erano gli immigranti dell'epoca, cioè quelli che praticamente erano trattati molto male, potessero prendere mezzi pubblici per potersi recare a Long Island. Long Island doveva andare, che cosa successe? Che fatto poi il ponte fu abbattuto e ricostruito, perché che cosa facevano i ladri? Non andavano a prendere i mezzi pubblici per andare a Long Island, prendevano la macchina. E quindi che cosa accadeva? Che questo per dirvi che posizionare dei filtri, cercare di chiudere le autostrade dell'informazione per proteggere determinati diritti a scapito della libertà d'espressione costituisce uno dei più gravi errori che il legislatore può fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.